Buonasera a tutti e benvenuti in questa lobby dove vedremo i due team Element Set e Raids Experience affrontarsi l'uno contro l'altro. Io sono Zeref. E io sono Aishi. E iniziamo un po' in ritardo, hanno già fatto quasi tutti i pick e tutti i ban. Possiamo vedere i Dire che hanno bannato rispettivamente Bloodseeker, Silencer, Phantom Lancer, Cleanse, Picard, Dengeful Spirit, Rubick, Viper e Slark. Mentre dalla parte dei Randed abbiamo il ban comunissimo di Lairshak e Gyrocopter. Pick bannati di Bounty Hunter e Shadowfiend, anche loro spesso usati. E piccati Earthshaker, Lina, Anti-Mage e Wintervire. Abbastanza comuni comunque. Sì, sono tutti i pick che abbiamo già visto prendere diverse volte. Viper, ecco, questo è già più raro nella 6.34, nonostante sia stato utilizzato qualche volta. Sì, diciamo che i Dire sono un po' più originali rispetto ai soliti pick dei Radiant. Hanno Comunque. preso un Rubick molto versatile, Slark particolare, Viper quasi mai visto, e anche Vengeful non si è visto granché effettivamente. Ricordiamo che le squadre sono entrambe della community di Element, come vedremo sì dai loghi. Quindi questa è un'amichevole tra due squadre già create di Element. Sì, direi che manca l'offlaner da entrambe le parti. Penso di sì. Non credo che vedremo un Nairshaker offlaner come nella lobby, nella open lobby. E invece forse lo vedremo, come non detto. Penso che Wintervire e Dazzle siano molto più versatili come carry, sì, come carry, come support. E pertanto vedremo Nairshaker in off. Strana questa costruzione da parte dei Radiant, però boh. C'è da dire che non hanno ancora bannato un Tusk, un Undying, Sì, hanno un preferito bannare Darkseer. Dazzle, Sarebbe stato forse un Axe, offlaner Tyr più Dazzle. semplice. Dai, comunque l'Awkward che è stato bannato. Gli offlaner più Vediamo. palesi non sono ancora stati toccati. Sì, non. Strano. Vediamo cosa possano prendere i set. Diciamo che un Tusk non ci starebbe male. Un Tusk sarebbe buono, ma anche. Boh, l'Undying magari sarebbe da evitare con il Shaker, però. Un Clockwork potrebbe dare il suo fastidio anche ad Anti-Mage. Tidehunter. Oh, un È un Tidehunter Tidehunter, comunque. oh, che bei pick Radiant particolari che Team hanno i Pick. Dire. Boh, Tidehunter sarà decisamente l'offlaner di Eh turno. sì, penso. Penso assolutamente di sì. Mentre da parte dei Radiant. Abbiamo ancora questo mistero. Potrebbe essere anche una Wintervine in realtà come solo offlaner. Potrebbe anche essere una B-Lane per quanto ne sappiamo. C'è da dire che Dice che però potrebbero sono. fare. Non so. Potrebbero girare Lina come carry e metterla. Eh no, deve per forza andare mid. No, secondo me vedremo Earthshaker. Anche la Wintervire sarebbe particolare, la fa arrivare a livello 6 e poi inizia a fare roaming molto aggressivo per usare la Winter Course, bloccare un carry come Slark sul Prepare posto for e battle. uccidersolo. C'è da dire Vediamo. che non riuscirebbe a farmare tanto bene, però. Ok, Quello no, forse massimizzando. sembra che la Shaker sia più indirizzata verso la flame. Visto che il guarnito di Sentry Ward è un Darius per Soaring. E poi sì, insomma, Lina mid è Sì, la accompagnata solita da costruzione. Wintervive. Tidehunter solo. Ok. Intanto ci dicono dalla regia come potremo chiamare il player Lina che si chiama Ii. E beh, la chiameremo Lina. La O lo chiameremo chiameremo Lina. I. Esatto. Ora chiameremo Lina, sì. It's a disaster. No, ok, 30 va bene. seconds to Scusate. battle. I'm a banana Sansheva. Io, Punk Django. Chiameremo con i semplici E nomi degli eroi Molotov. perché è la cosa Sì. più facile probabilmente. Eviteremo di storpiarli soprattutto. Tidehunter non riesce a bloccare il campo. E penso Wow. che si spartiranno le rune una a testa. The battle begins. Sì. La Shaker non è neanche lui Nine andato a left to guardare burn. niente, quindi.
Vedremo se avrà difficoltà adesso a farlo. Eppure Shaker avrebbe avuto tutto il tempo di farlo. Però effettivamente era un po' rischioso. Era rischioso. Vediamo che ha bloccato le creep. Ecco perché. Beh, non è una cattivissima idea, diciamo che è riuscito a rallentarle un poco. Però se li perse un po' in fase di creep blocking, mi sa che arriveranno quasi al centro, non malissimo. Parte subito lo stun, vogliono tenere Slark il più possibile sotto controllo. Tanto anche Tidehunter in bot non se la passa molto male. C'è da dire che però l'Airshaker ha già finito il mano. Tidehunter si potrà ancora può divertirsi tranquillamente, ha abbastanza tango per sopravvivere. L'Airshaker invece qualora venisse gankato in questo come ok. Ma come adesso potrebbe il jump viene missato da parte dello Slark per fortuna, quindi si salva senza problemi. Perché è solo a livello 1. A livello 2 probabilmente ci avrebbe lasciato. Sì, ma anche se avrebbe preso il jump anche con l'aggiunta di Ruby che sarebbe cambiata le cose. Sì. È che sprecare gli stun in questo subito. Non so quanto convenga prendere così aggressivo per perdere di nuovo la. Adesso. Sì. Ha perso di nuovo la serie. E infatti vediamo il first blood. Però dall'altra parte potremmo vedere la morte di Tidehunter che viene arrestato da Dazzle e da Winter Wyvern. Ha 100 di vita, il veleno di Dazzle che però non gli fa abbastanza danno e riesce a scappare. Io mi scuso per la tosse anticipata, però la mia salute è quella che è. Non so, un Shaker era abbastanza strano, non ha preso neanche un totem. Vediamo che sta maxando la... lo stun pure sento il solo e sì. Ben poco farm, credo che ci vorrà un poco prima che riesca a farsi anche solo il soaring. Mentre Tidehunter sta ritornando, sarei filato quasi tranquillamente. Sì, però è un po' più indietro di farm rispetto anche all'Airshaker. Sì, ma perché si è preso qualche si è preso due lastit, tre lastit al Shaker. Nonostante sia morto, però... va a staccare i campi. Esatto. Sono dei stack abbastanza numerosi. Abbiamo già un triple stack nel sì. Stack da parte dei Dire. Abbiamo un doppio antichi e un triplo tra i campi grandi. Mentre i Radiant non hanno staccato ancora nulla. Antimage sta tenendo benissimo la lane, però... I Radiant hanno già clearato in realtà i due campi qua, però... Sì, quello triple stack è abbastanza buono per Slark da farmare. Slark se lo fa un attimo con... con il Dark Pact e l'ulti che prende a livello 6. Ok, comunque Shaker è riuscito a guardare per fortuna la loro Wood per avere un po' di... in ritardo. Caso di gank. E Dazzle continua ad arrasare con il Poison Touch. Il povero Tidehunter che però non ne risente tantissimo. E fa il suo primo last hit. Ho avuto un attimo di lag. Mentre Lina sta perdendo... Sì, contro Viper vediamo comunque il mid era un po' svantaggiato. Sì. Viper ha due volte la stint di Lina. No. Sì, nonostante non si è proprio visto di bottere al momento. Non ne ha bisogno forse. Mentre la Lina si è fornita soltanto di bottle. Dire's middle tower is under attack. No, guarda che non è ancora stata tolta, forse facendo finta che sia la per beneficenza.
nella bottom lane dei Radiant. Tanto la sentry dei Radiant. Sì, adesso mi sa che è esatto, va a No, sì, togliere assolutamente. Daphne con Daz. Tanto i Dire hanno continuato a staccare i campi, abbiamo appena assistito a un doppio stacco contemporaneo di Vengeful Spirit, che ha staccato i due campi della giungla, mentre Dazzle, no Dazzle, Rubick ha Rubik. staccato il campo medio vicino alla runa. Eh sì, si sono organizzati abbastanza bene, sono già Arras a un su triplo Lina che stack potrebbe entrambi i campi. lasciarci. No, si salva con 40 HP. Forse un colpo in più sarebbe stato sufficiente per Viper per ucciderla. Ma le Io scale l'hanno comunque, salvata. sì, la costruzione del Macan sta a parte di Viper abbastanza comune. E l'aiuto di Slark, che ha già finito i boots, tagliato com'è dal lane, mentre Shaker ha già finito un Souring che permette un po' di fastidio e di harass verso Slark almeno. Tidehunter è un po' in difficoltà, ma nonostante questo sta riuscendo a prendere quel che è la Steed, ben pochi per fortuna, però Stiamo ancora grande assistendo. lane. Sì, vai, vai. Sì. No, la fase di lane comunque si stava traendo per molto tempo. Tutti e due i team stanno aspettando di avere i loro carry, penso, almeno a livello 6, ma probabilmente di avere degli oggetti fondamentali. Vabbè, Antimage deve farsi la Battle Fury e andare poi in giungla. Ne Sì, sto Antimage mi appena sa che non lo convertendo i vedremo Threads per per un un po' di po' di minuti. tempo. Però non c'è nessuna rotazione in mid, che con un Viper o una Lina mi sarei aspettato. Lina è anche a livello 7 adesso. Viper a livello 8. Sì, c'è da dire che non c'è stato neanche un gank da parte di Lina. Nonostante probabilmente la triple Sì, lane sì, sì. top potrebbe essere una facile kill da parte sua. Però un livello 6 con Earthshaker mi sarei aspettato che andasse in mid ad aiutare Lina, una Ma Fissure viceversa più che altro, o perché viceversa anche. i livelli 3 da parte di Vengeful Spirit e di Rubick sarebbero abbastanza one shot per Lina. È che se non riesce a prendersi la runa in questo momento, Non si fida ad andare. eh sì, Adesso potremmo come però forse assistere a un gank perché Sasheva ha usato il fumo della Giro e anche Rubick. hanno Piazzano guardato. delle ward per non sprecare il fumo. Non vedono Lina e quindi forse potrebbero desistere. Dall'altra parte però Gluttony Bottom is va a vedere come missing. sono messi gli stack degli antichi e piazzano la ward per bloccarli, ma ormai lo stack è già triplo. Sì, Quindi sono già abbastanza full di esatto. stack, sì. Sì, questa gank è abbastanza palese da parte dei Dire su Lina, però non sono sicuro che potrebbe avere il suo effetto. La Regen di parte di Adesso Lina. proveranno, esatto, viene bloccato dalle telecinesi di Rubick, parte tutti di Viper, Pessimo stun, forse stanno, però l'ulti arriva potrebbe Sol servire. Embrace Oh. e anche Dazzle che salva e probabilmente morirà Viper. Eh sì, esatto. Ha visto Viper che perde. Mentre Earthshaker viene stannato all'ultimo da Sansheva e il Splinter Bust di Winter Viper non fa questi danni, però parte l'Ice Ray Arrow su Sansheva. E Rubick! Purtroppo aveva il Uccide cooldown Lina Lina. sulla prima spell e non è riuscita a stintarsela. Shaker è un po' aggressivo, pronto per la Molto, sua molto ulti. aggressivo. E ha cercato di snipare Sansheva con la Sì, Fissure. stava aspettando anche il suo Echo Slam era pronto per farlo, però in questo caso lasciando la top lane a Slark ha dato un po' di vantaggio ai set. Hanno obbligato tutte le turnazioni praticamente, tutte le rotazioni. E adesso Punk Junko Ormai Slark salta da e livello usa 26. Shadow Dance e Shaker troppo aggressivo, è stato facilmente vittima della sua cupidigia. Adesso col Dark Pact vediamo maxato apposta probabilmente Mai. per gli stack. No.
e riuscirà a farmare un po' di più Slark. Perché lascia il dubbletto già ormai già a metà. Tanto Ruby con la luna dell'illusione scouta Winter Wyvern, vede degli stack. E ora Shaker ritorna ancora una volta in mid, viene attaccato da Viper, rallentato dal colpo viperino, va l'autoattacco che continua a fare danno e sì, ci lascia Air Shaker. Dazzle, purtroppo è stato troppo lento per permettere di sopravvivere. E tutto questo Rubik non ha fatto niente. No, Rubik ha nonostante l'assistenza di Anti-Mage, però non è bastato. In questo momento sì, diciamo che i dai sono un po' più avvantaggiati, vista anche il buon lavoro che sta facendo Slark in top lane. Sì, visto che ha quasi finito la sua Shadow Blade e si è anche preso la torre. Eccola qua. E adesso praticamente ha già completato la Shadow Blade al minuto 11. Molto molto veloce come Shadow Blade. Sì, nonostante i boost. Mentre, ecco, la Magic Wand. Gli stack iniziano a venire digeriti da Tidehunter, che se li consuma per arrivare a un fast blink. Sì, vediamo che comunque non è neanche troppo lontano dal blink, sì. Nonostante l'inizio un po' difficoltoso. Rubik in compenso che ha già i suoi Arcane Boots. Oh, un far comunque modesto da parte dei Dire, nonostante il roaming da parte di supporto. Mentre vediamo difficoltà negli RXP, che nonostante gli stack, finché Anti-Mage non è provvisto di una Battle Fury non può andare a fare, anzi potrebbero tentare i Dire, sanno sì. Dove sono gli stack, potrebbero arrancarseli, sì. A rubare le Anti-Mage sarebbe un discreto colpo nei confronti di Anti-Mage. Sì. Che li toglierai nel complesso 600 monete. Che sì, con la Battle Fury si fa in mezzo secondo. Probabilmente sì, potrebbe essere un brutto colpo. Anche più di 600 monete, perché vediamo almeno un. Dovrebbero essere. Stack. Triplo stack piccolo e doppio grande, mi pare. C'è un triplo stack sulla destra e un doppio sulla sinistra. Sì. No, doppio anche sulla destra. Ah, e... sì, quasi doppio. Slark sì. È Slark sì, ormai. La Shadow Blade purtroppo contro il Shaker da solo non riesce a fare granché. Shaker ha anche usato l'ulti per potersi salvare da Slark. Ma Slark ancora l'ulti. Shadow Dance. E purtroppo sì, il supporto da parte dei. I Radiant sono un po' indietro, mentre il leveling da parte dei Dire è molto più avanzato, vediamo. Comunque tutti i supporti dei Dire sono a livello 6, mentre i supporti dei Radiant sono ancora a 5. Ancora a livello 5. Quindi un Dazzle senza la riduzione di armor e l'ulti di Winter Vine è fondamentale, magari in certi casi. Tanto uno smoke train in top. Sì, uno smoke train verso il povero Anti-Mage che forse non dovrebbe essere colpito. A meno che non si fermi. Si riesce a spostare, probabilmente non li vedono più sulla mappa, quindi no, perché si sta spostando in giungla. Potrebbe tentare di prendersi un blink. Tentano il gank, ma potrebbero rimanere colpiti dagli altri in assistenza, esatto, in questo momento. Per Shaker finché è sprovvisto di se ha mancato colpo viperino su Anti-Mage, che però riesce a blinkarsi via. Scambio di colpi e nel complesso penso niente. Che siano in una brutta situazione i Dire, perché adesso ritornano tutti i Radiant, sono lì. Sono in 5 che in questo blocca momento. Viper e Sanshiva. Sanshiva bloccato senza al momento venire infastidito da nessuno dei Radiant. Vediamo l'aggressività, sì, dai. Ecco qua, Ravage! E mi sa che vedremo la morte di Winter Viper di ancora una volta. Shaker, però per fortuna Lina è riuscita a prendersi la Vengeful prima di far niente. In compenso
il secondo tier di Radiant è quasi andato giù per solo per colpa Ecco di qua, Sylph. come dicevamo, ecco Tidehunter che va in giungla. A rubarsi gli stack, eh sì, Se li questo è stato decisamente fanno. un brutto fight. Anche perché il Tidehunter Serve un trip. ormai è già pronto, ha già finito il suo blink. È quasi verso i suoi mana boots. E questo è un brutto colpo sì, anche perché è tra i support e il migliore in questo momento. Sì, Ashe che da un'altra parte invece gli manca ancora Sì, tantissimo per il blink, ma sì, sì. veramente tanto. Perché tra Surring e Boots Dire's middle tower il is under confronto di attack. Tidehunter è molto più Radiant's sopravvivente. bottom tower is under Intanto attack. abbiamo anche già Un altro fight a parte il mid. Wow, ecco Ottima ulti da Sylvester parte di e Antimage. Tidehunter. Antimage si porta via Rubick e Tidehunter. Sì. Muore ancora una volta Ashe, che ormai sono 6 morti. Ma si portano via Purtroppo Tidehunter. sì, non si aspettavano, non si sono aspettati l'ulti di Antimage. Probabilmente perché lo credevano a farmare in put. Ma vediamo che adesso Antimage si è finita la Battlefield, ha finito sui boots, quindi Può gli iniziare permetterà ad aumentare. un po' di farm in più. Radiant's courier has been killed. Vediamo uno Hanno snipe ucciso da il parte di corriere. Zilark. Una perdita di 900 gold. Che poteva essere probabilmente un po' in booster o. Potrebbe Sì, essere forse il point probabilmente booster per di qualche Lina. No, support. Eh sì, Lina scusate. sta andando in Bloodstone, quindi sì. Strano perché io avrei cambiato i boots magari, però. Deve essere anche il point booster magari di. No, Earthshaker no. Oh, la Winter Wyvern. Leviathan probabilmente. Sì, vista Eh che è sì. l'unica a cui mancano i boots. Non lo scopriremo mai in realtà. Avengeful che sta andando con una quarterstaff, forse già verso l'Orchid. Potrebbe farsi un Orchid per Antimage. Intanto Slark ha finito la Silver Age. Eh sì, Slark non è stato toccato da nessuno dei Radiant al momento. Può essere comoda la Silver Age per abbassare la resistenza magica di Antimage o la passiva che stanna di Earthshaker. Per certi versi anche quella di Lina, però so che la usi soprattutto. Non stanno considerando abbastanza questo Slark come dovrebbero. Radiant's E bottom questo potrebbe tower is under portargli attack. alla rovina quasi. Radiant's Perdono bottom un'altra tower torre has in bot di fallen. Radiant. Il campo si restringe mentre Slark continua a farmare in top. Il Meikens finito da parte di Viper, non so già da quanto tempo. Sì, Sanshiva sta andando direttamente e palesemente verso un Orchid. Dire's middle tower Sì. is under attack. Rubick è orientato verso il supporting al momento, quindi. Sì, vediamo un po' spiazzati i Ecco. Radiant, che sono molto Ecco qui. ristretti nel loro farm a questa zona Sì, adesso soltanto potrebbero avere ultimamente. dei problemi. Radiant's Eccolo. top tower is Sì, bloccato Antimage da sta Vengeful Spirit e ci lascia Antimage. Brutta morte, hanno usato tutto i dire per Beh, poterseli ma fare, ne però va il sale eccolo qua che li bene. scambiano. Viene Radiant's bloccato top Viper tower dal has Winter Curse, fallen. però Tidehunter insegue, uccide Dazzle. Mentre si salva Echo Slayer Ottima e la fish Buda da Blade su Earthshaker. Rubick. Poi ci lascerà anche Tidehunter molto probabilmente, però No. verrà seguito da Earthshaker e Tidehunter non si sa come si salva. E Sansheva uccide Lina. Teamfight terribile dei RXP. E mi sa che dobbiamo dire addio anche a Winter Wyvern. E questo è un TY. Radiant's bottom Team tower wipe is solo under per uno attack. scambio di un singolo Rubick. Sì, direi che. Erano lì con, era con pochissima vita Tidehunter, l'hanno inseguito, volevano farselo Ma e in sappiamo qualche benissimo che modo la Sylve è riuscito resistenza a di scappare. Tidehunter è abbastanza. Sì, poi Abbastanza massiccia. Radiant's middle tower is under Soglia di danno è attack. riuscito a salvarsi da alcuni effetti Radiant negativi, structures are fortified. Sì, poi l'arrivo di Slark non ha sicuramente aiutato i Radiant in questo momento. Che hanno avuto della. Bella stun di Sanshiva che Sì. permette a Il Viper di salvataggio a salvarsi. Viper. Provvidenziale adesso Slark potrebbe tentare. È sotto il Silver Edge, un po' rischioso. Quelle due sentry mid danno un po' di Probabilmente l'hanno visuale. visto. Sì.
la Fisher di Rubik rubato. Perché su Rubik diventa molto più forte che su Shaker, visto il grande pool di mana di Rubik. È un Slark che non perde tempo nel farmare, che sta probabilmente andando anche verso una Blaking Bar, visti gli stun dei Radiant. Con questo mi sa che si teletrasporta. No, purtroppo non riesce ad ucciderla, ma la si prende tutti i creep che saranno stati 7, quindi 350 monete d'oro. Ed è già verso la sua BKB. Viper ha distrutto ancora un'altra torre. Laganin è pronto anche per Viper, fra pochi gold. Mancano stato centinaia di gold. Laganin di Viper. E nonostante tutto, anche l'Orchid di Vengeful Spirit non è troppo lontano. Diamo un po' di aggressività da parte di dei Radio. Un blink colpo forse esagerato di Tidehunter. No, Viper preferisce tornare indietro. Mentre qua abbiamo Winter Viper. Perché è pronto a incontrare gli avversari. E invece Viper si trova sulla strada d'Azur. Per quello è stato interrotto. È interrotto il combattimento continuo. Continua ad andare l'autoattacco, probabilmente a Shaker. Ci lascia. Tidehunter rallenta Winter Viper. Che viene ucciso con una tripla di bananana. 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 Beh, 16 a 5 il game pare molto ormai nelle mani dei set. Sì, in questo momento sì. C'è da dire che sì, la visione dei Radiant è un po' limitata al mid lane. E purtroppo l'aver lasciato Slark da solo. Slark che continua a fare. Si fa risentire. Slark che se non fosse per il mana sarebbe voluto fare anche questo anti-mage. Sarebbe bello un buff tipo Ice Rock Imposition, buff a Slark e quando non è visto si ricarica sia il mana che la vita. Sarebbe molto divertente. Tipo Alchemist. Sarebbe un po' troppo forte. Sì, decisamente. Antemage estremamente vicino ad avere la sua manta. Cioè, però non so quanto possa essere necessaria contro tutto questo danno da parte dei set. Sarebbe sarebbe da fare una BKB anche per Antemage. In questo caso, visti i numerosi per salvarsi stand. Dal sì, c'è il Ravage che vediamo il fight in mid. Ecco, continua. Oh, Winter Cross su Viper che rallenta Slide 6 Arrow, lo stunner, Malina viene uccisa da. E anche da Rubik. Sì. Bananana fa un'altra uccisione su Dazzle, mentre Winter Viper non riesce a salvarsi. Sì. Vediamo che la Venge invece che finire la sua Orchid si è girata Dyer's verso il medaglio. Finito. E Rubik che ha finito il suo puntini, Blink Dagger. Vediamo che comunque il farm dei Radiant è molto qua. Antimage sta provando il tutto per tutto, tecnica Eternal Heavy, giusto più che giusto, anche perché in questo momento non hanno alcuna chance di combattere 5 contro 5 i Radiant. Quindi l'unica soluzione per Antimage, che è l'unico farmato nella squadra, è quello di pushare. E se lo può permettere, visto il modesto farm che ha, nonostante le 15 kill di differenza tra le due squadre. Sì, comunque crea spazio alla sua squadra. Infatti Rubik, per esempio, si è dovuto tippare indietro. Quindi creando i presupposti non per un push continuativo fino alla tier 3. La tier 3 credo che la vedranno fra un bel po' di tempo i Radiant. In compenso il Viper, anche lui è abbastanza farmato.
poco al di sotto. Oh, vediamo un blink da parte blink di Viper. Blink su Viper. Oggetto inusuale. No, non, sì, inusuale, ma non troppo raro, anche perché ormai il blink si è visto ormai su quasi tutti gli eroi. Sì, sì, sì. Finché l'iniziativa c'è. Su Tecis forse non l'ho mai visto. Ma in realtà si è visto anche su Tecis. Il suicide è così... è un po' facile. Ecco qua il Medallion, che se l'è preso Vengeful, probabilmente per una... un Roshan al minuto 25, proprio in previsione del Roshan. Mentre Lina viene bloccata da Rubik che la lascia Lina, a Slug che si, grazie al Drag Pact, supera lo stun e la uccide molto molto velocemente. Lina da sola poco... non riesce a fare un granché ormai, anche perché è sprovvista di un Eul che possa salvarla da qualsiasi spell di Slark. Sì, su Blaston vediamo con una singola carica. Una sola carica non è stata una buona idea, forse. Non è stato il miglior oggetto per cui iniziare. Ruby con un doppio danno. Anti-Mage che sta andando verso la sua Vladimir. Anche se... non so, sì, vabbè, la sua poca vita in realtà... potrebbe essere uno svantaggio. Comunque preda di tanti attacchi. Purtroppo... Slark, al viaggio ha finito il BKB, ora sta andando per Scadi. Sì, sì, sì. Fa sì, vedere comunque... palesemente più avvantaggiato di Anti-Mage in questo momento del fight. Questo momento se Anti-Mage viene bloccato, il danno puro che fa Slark con il foto d'essenza... Vediamo che stanno andando avanti verso il tier 3 perché... tanto la mamma di Tidehunter. La pipe di Tidehunter, sì, no, no, Anti-Mage continua a spusciare le lei. Vediamo comunque i Radiant, i Dai che sono... Lina viene portata indietro, stannata da San Shiro, però il Winterfell... ottima ulti da parte di Winterfell. Ma Slark se ne fa due. Ma San Shiro è stata salvata da un'ottima giocata di Rubik. Ecco, non ha abbastanza per le cose. Ma sì, continua ad avere vita, sì. Viper anche l'Egida. Ultra kill di Viper. Azione di White da parte di Radiant e chiamano GG. Sì, c'è stata un'ottima giocata. Dai set. È stato un bel teamfight. Rubik ha salvato Sansheva rubando la Grave a Dazzle e hanno dato il tutto per buttare giù Tidehunter, Viper, Slark, ma si sono saltati di Jungle. Difficoltà sì, da parte dei Radiant. Forse quell'Airshaker non sarebbe dovuto andare solo, ci potrebbe essere stato qualcuno di meglio in lane contro anche uno infatti, Slark. Infatti, livello bassissimo per l'offlane. E con un network molto molto esiguo. 1-11 purtroppo, e senza essere provvisto di blink, si è fatto risentire un po' con il shaker. E direi che per ora è tutto. Ci interromperemo e vedremo se ci sarà un secondo game o qualche altro scambio di squadre. Quindi ci risentiamo in caso... fra poco. Esatto, a tra poco. A tra poco, o ragazzi. A domani per la Open Lobby.